serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella raga, qua è Savix che vi parla. Oggi aggiornamento settimanale con notizia bomba, ragazzi. A parer mio è una notizia bomba. Quindi partiamo comunque sia con l'aggiornamento. Al contrario, oggi voglio fare le cose diverse. Partiamo dalle macchine, raga, che su leggendari non c'è nulla. E su San Andreas, raga, indovinate un po', non c'è nulla di nuovo neanche qua. Quindi già partiamo veramente malissimo. Però l'unica cosa che ci salva è oggi la notizia bomba che vi do un po' più avanti, ragazzi, perché sennò che gusto c'è. Quindi ci teletrasportiamo, raga, direttamente al saloon, dove, ragazzi, troviamo questo veicolo che sinceramente, raga, non mi ricordo di questo veicolo. Si chiama Viserys, una cosa del genere, non ci leggo niente oggi. Comunque sia, è un bel veicolo retro, non mi ricordavo l'esistenza di questo veicolo, oppure ce l'ho anche da qualche parte e io non me lo ricordo, ma quelli sono dettagli. Raga, la SC1, questa qua, ce l'abbiamo. Quindi passiamo direttamente allo showroom di Simeon, regà, dove troviamo sempre le solite cose, raga, niente di nuovo, niente di nuovo. Io porto l'aggiornamento settimanale solo per fare contenuti alla fine, perché alla Rockstar non gliene è fotto un cazzo di darci qualcosa da fare. Ci danno solo delle news fantastiche, perché forse sarà una delle news più carine quella che vi sto per dare, ragazzi. Comunque sia, da Simeon troviamo la Cyper, raga, la Cyper, come cavolo la volete chiamare, la Hermes, che sono sempre le solite cose, poi la Huntler, che vabbè, la conosciamo tutti quanti, poi RS Classic va benissimo, e poi abbiamo la Classic, la Sentinel, raga, il BMW, l'M2, l'M3, l'M1, quello che cavolo è, ma sono sempre le stesse cose. Quindi, raga, a questo punto possiamo passare al casino, dove troviamo come veicolo del podio, raga, indovinate, una solita ciofeca, la vecchia Comet, mi pare che questa è quella che dobbiamo andare a recuperare nella storia con il psicopatico del psicologo, raga, vi ricordate? Che ha giocato la storia, se la ricorderà sicuro, perché all'epoca volevamo tutti quella macchina. Era una delle macchine migliori, pensate un po'. Comunque sia, non ci incischiamo, non c'è niente, raga, di attività con RP doppi, a parte le gare. Le gare, quelle clandestine, raga, ci sono solo quelle. Quindi, ragazzi, è giunto il momento della news del secolo. Abbiamo la conferma finalmente che dovrebbe esserci Michael nel nuovo DLC che dovrà uscire a dicembre. Di solito esce sempre a metà di dicembre, perlomeno così è sempre stato. Ma la novità, regà, è proprio questa: la Rockstar permetterà ai giocatori di produrre i propri ritmi per GTA Online. Ciò cosa vuol dire, regà? Ciò vuol dire che nel nuovo DLC che ci sarà Michael, ok? Che si suppone subentri nell'ufficio buggato che sta nello studio, ragazzi, di Dr. Dre, ci permetterà, chissà in quale maniera, ma io in realtà ho già un'idea che adesso vi propongo, vi faccio vedere, che Rockstar in passato ha creato una sorta di software, chiamiamolo così, per creare beat, musica con questo gioco, con GTA, che raga io non so come cazzo sia possibile, perché GTA è fatto per esplodere, glitchar tutto, non so come questo gioco possa produrre beat, ma lo vedremo. Comunque sia, questo, ragazzi, dovrebbe essere il software che si è trovato nel gioco, perché c'è già, è presente da un sacco di anni, ragazzi. Infatti, come vedete, si chiama Rapponator, proprio perché dovrebbe farci fare beat, ragazzi, e produrre realmente musica.
Ma se non mi credete e mi prendete per pazzo, vi faccio vedere anche quest'altra immagine dove troviamo già raga nel gioco file di gioco che danno l'idea proprio di beat e parti di un qualcosa rilegato a questa nuova funzione che ci sarà nel gioco con l'uscita del nuovo DLC. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa. Fatemi sapere anche di cosa ne pensate che sono finito dentro il Kosaktan in spiaggia, regà, mentre cazzeggiavo con Alessietto. Comunque sia, lasciate un like se vi è piaciuto il video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di crear beat su GTA. E alla prossima, bella regà.